Strano. Sì, è sorprendente. Neanche un giapponese. Eppure solo qualche anno fa era piuttosto raro trovare un turista europeo su questo battello. Adesso sono tutti polacchi, cechi, ungheresi, tedeschi orientali. Bisogna capire l'euforia del dopomuro. Ma non so davvero quanto potrà durare. Tutto questo fermento mi dà la sensazione di una di quelle feste dove chi è fuori non vede l'ora di entrare e chi è dentro non vede l'ora di uscirne. È molto difficile per entrambi. Come per noi due, signor Schulz. Nel nostro caso, mi consente, è molto più semplice, signor Bonelli. Lei compra e io vendo. Sì, ma il mio giornale compra al buio. Cioè, anche se paghiamo, chi ci garantisce che avremo quel dossier? Nessuno, purtroppo. Ma lei sa molto bene che ci sono i suoi colleghi dell'Life, proprio da ieri, anche quelli del Weekly Magazine, che si sono fatti avanti e sono disposti a chiudere questa operazione senza alcuna garanzia. Ah, ma lei non deve preoccuparsi. Lei è arrivato prima, signor Bonelli. E anche se le sembrerà strano, ho anch'io una mia etica professionale. Come procediamo? A pagamento avvenuto. Lei non dovrà fare altro che prendere un taxi. Deve stare tranquillo, pensiamo a tutto noi. Questo è il suo nuovo passaporto. Naturalmente dovrà trasferirsi in un altro albergo. Le consiglio il Kempinski, forse il migliore in questa zona di Berlino. Splendida giornata, non trova, signor Klotz? Kempinski? Verbinden Sie mich bitte mit Herrn Klotz. Ein Moment, bitte. Sì? Il suo taxi, signor Klotz. Scendo subito, grazie. Scusi. Oh. Oh.
dovrebbe spegnere la radio. Tanto non siamo in servizio. Tenga questa foto. Chi ha l'altra metà le darà il dossier. Grazie per l'informazione, ma è meglio che la tenga lei. Io devo solo portarla sul posto, signor Close. E poi controllare che tutto si svolga con regolarità. Ma gli accordi erano diversi? In circostanze simili ci sono sempre delle varianti. Pensavo il contrario. Ecco, signor Claude. Vede quel bar laggiù? Chieda una fetta di strudel, è il migliore di tutta Berlino. Vada pure. Vada, signor Claude, stia tranquillo. Io la terrò d'occhio da qui. Darf ich Ihnen bringen? Sì, uno strudel, grazie. No.
Non è necessario, signor Klotz. È venuto solo? Sì. È sicuro? Certo. Lei ha portato il dossier? Non qui, naturalmente. Non capisco. Che significa? Che dobbiamo essere prudenti. Allora mi sembra che prima concludiamo, meglio è per tutti. Non è lontano da qui, ma preferirei andare in taxi. Lei intende dire quel taxi? Bene, signor Klotz. Molto bene. Pankov. Sempre d'accordo che i governi passano e le polizie restano. Però tutte queste precauzioni, la bambina, la carrozzina, insomma, mi sembrano esagerate. La gente qui non è così ottimista, signor Klotz. Fino a poco tempo fa, metà della popolazione viveva spiando l'altra metà. Poi, lei cosa crede? Che tutta questa gente e gli interessi di ognuno sono svaniti solo perché hanno buttato giù un muro di mattoni? La sua vita e la mia non varrebbero un marco nuovo se mettessero le mani sul dossier. Cioè, sia i vostri servizi segreti che quelli che operavano qui una volta, mi sembra che abbiano chiuso ormai. Meno di quello che lei pensa. Tanti dei miei colleghi in Romania e anche qui stanno cercando di riorganizzarsi. Ma contro chi? Contro la storia. Le è mai capitato di credere in qualcosa, signor Klotz? Sì, qualche volta. E a lei? Il suo giornale ha pagato solo per il dossier, non per un'intervista. Ha ragione. Per carità, non insisto. Ma era solo, come dire, una curiosità personale. No. Non credo più a niente, ed è questo il motivo per il quale mi sono messa a lavorare in proprio. E questo non la mette in crisi? Io ho un marito e due bambini a Bucarest. E ufficialmente sono disoccupata da un bel po'. Ma sento che lei parla molto bene la mia lingua. Come mai? Eravamo addestrati a tante cose, questo aveva i suoi vantaggi, certi privilegi. Immagino. Ecco, siamo arrivati. Viaggiare, imparare le lingue, niente file davanti ai negozi, qualche pacchetto di sigarette in più. Lei fuma? No. Stava aspettando che io le consegnassi questo e poi avrebbe ucciso me e lei nell'ordine. Ma è stato il signor Schulz a mandarlo? L'uomo di Schulz è stato intercettato. E ora, signor Klotz, le consiglio di non perdere neanche un minuto. Non deve essere venuto solo e io non posso più esserle d'aiuto. Thank you.
foto, le foto, Cristo, voglio le foto del bambino. Le rose più in composizione, vogliono sapere il numero di colonne. E io non lo so perché ancora non ho il pezzo. Ma quelli insistono. Fatti mandare le fotografie della sfilata. Sì, tutto il servizio, a colore. Gianoli, Mozzini, allora? Oh, abbiamo finito, stiamo rivedendo. Senti, questi vogliono... Un attimo, adesso arrivo. Tutti i partiti, non lo Monica, la linea. Un momento. Stiamo sì, il pezzo del Medio Oriente va bene. Sì, sì, però togli i riferimenti al libro di Friedman. Ho appena chiesto. Questa è già la quarta edizione. Certo, sono state vendute 20.000 copie. Che c'è? No. State calmi. Voi state calmi. Non lo so e ancora non ho idea. Una madre dov'è separata donna? Da poco. Al commissariato. Quale? Quarto o quinto distretto, non lo so. Secondo te quante colonne ci vogliono? Guarda, c'è il numero qui sopra, questo o quello. Lo so che devo dirlo io, Cristo. D'accordo. Ma poi come quando è finito fammi sapere. Ok. Che vuol dire? In attimo non abbiamo nemmeno una foto di Arafat. Grazie. Se entro 10 minuti non mi date il pezzo, ve lo strappo dalle mani. Altrimenti 10 minuti, hai sentito? Lascia perdere la rosa e pensiamo a sistemarlo invece. E togli quel disperato. La vittima è il bambino, non la madre. Ma scusa, ma noi non sappiamo cosa c'è dietro. Non me ne frega niente di cosa c'è dietro, è così che va fatto. Io vado a vedere se sono contro le foto. Sbrigati. Appena fuori il telefono a Strambelli, all'altro. Allora, il medico? Ci sto provando, ma ho parlato con una delle infermiere che ha confermato. Lividi, tagli di lametta, segni di corde nei polsi e alle caviglie. Mi serve il medico, insieme. Ci provo. Mozzini, fammi vedere. Dobbiamo scegliere il materiale. Grazie, ma... È arrivato in ospedale un assistente sociale. Bene, che abbiamo dietro? Baldari. Baldari va benissimo. Carlo, queste sta foto dietro, invece fammi non sapere, mi piacciono, scegliono male. Perché? Perché il nostro giornale non fa scandalismi, Mozzini. Il nostro giornale fa... Gianoli? Cronaca. Cronaca, Mozzini. Cronaca. E la cronaca deve essere più obiettiva possibile. Anche più della politica. Punti di vista. Di divisi, certo. Solo che tra il punto di vista del capo redattore e quello tuo, conta di più quello del capo redattore. Ciao. Ciao. Marco. Quella. Ciao. C'è? T'aspetta. Marco. Testa o croce? Facciamo testa. Croce. Com'è stato lui? Sempre uguale. Lui? Peggiorato. Tutto normale allora. Tieni. Dagli subito un'occhiata e dimmi cosa ne pensi. Coraggio, De Rosa, guardiamolo insieme. T'avverto che bisogna decidere subito. Se vogliamo anche la seconda parte. Allora? Ammesso e non concesso che il materiale sia autentico. Dice poco o niente? Dice poco o niente quello che ho rischiato per averlo. Volevano farmi la pelle. Sì, lo so, me l'ha già detto per telefono. Ma noi non diamo medaglie, Bonelli. Guarda che quei documenti vengono direttamente dagli archivi segreti rumeni. Ma io ho bisogno di altro per sostenere che Helmut Weber, attuale capo della delegazione della Germania alla NATO, era addirittura un agente dei servizi segreti dell'est. Se riusciamo ad avere la seconda parte del dossier... Non ci credo. Vogliono vendere. È stupido non comprare, capisci? Vogliono che si sappia. Noi qui nel giornale abbiamo un dovere preciso io da assolvere. Io dico che dobbiamo pubblicare questa, parla da sola. Mozzini, non è il momento. Dopo. Ma ti rendi conto? Ti rendi conto di quello che sta succedendo in Europa? In Germania ci sono le elezioni. Da noi, tanto per cambiare, nessuno ha ancora preso posizione. Ma lo sai che cosa dice questo tutte le volte che squilla? Dice cautela. E l'editore dice lo stesso. Lamberti, tu non farai mai una notizia. E sai perché? Perché ti sei abituato a riceverle. Voglio dirti quello che non mi piace di te. Tu ti muovi in questo giornale come un panzer. E questo non mi piace. Non mi piace come ti muovi. Senti, tu con me devi parlare chiaro. Mi devi dire se ti sto bene o no. Perché cambiare autobus non mi spaventa. Non fai altro da anni. Sembra che questo sia il tuo sport preferito. Ma voglio darti un consiglio.
Stai attento perché non ce ne sono molti di autobus in circolazione. E questo per te potrebbe anche essere l'ultimo. Lamberti, tu questo colpo me lo devi far fare. Hai tutta la notte per pensarci. Telefona a chi vuoi, telefona all'editore, telefona... Ma non me lo devi lasciar scappare. Intesi? È un piacere parlare con te. È come applaudire con una mano sola. Comunque è il migliore che abbiamo. Cerchiamo di non farlo scappare. Ma credi che non lo sappia? Ho già capito. Ciao. Ciao. Eppure gliel'avevo detto anch'io che quella foto era eccessiva, ma lui niente, sembra che lo faccia apposta. Marco? Marco? Marina, la foto non la portare via, lasciala qui. Che fai, parti di nuovo? No, sono appena arrivato. Marco? Marco? Ma tu non dormi mai? Eh sì, così sogno Mozzini. È lui il tuo problema? Quello è un terrorista, altro che talento. È uno di quelli che passerebbe sul cadavere di sua madre pur di mettersi in evidenza. Non gliene frega niente del pezzo, basta che faccia scalpore. È la specie che va di moda, e allora? Sì, ma lo firmiamo insieme. Mi rendo conto che è un'occasione per me, però io non me la sento di sbattere il mostro in prima pagina. Vedi, non sono sicura che la madre di quel ragazzino sia stata... Senti, ma ti piace questo mestiere? Sì. Allora tieni duro. Voglio dire, uno come Mozzini lo troverai sempre. Prima lo digerisci e meglio è. Una volta digerita la specie Mozzini, avrai lo stomaco per fare questo lavoro. Grazie. Ciao. Ah, com'è andata fuori? E com'è andata? Un casino. Tornando invece al discorso della madre e del ragazzino seviziato, fai una cosa, parlane con De Rosa. Lui è uno che sta ad ascoltare. Dammi un bacio. Gianoli. Dicevo, chissà se lo rivedo più. Non si preoccupi, Rosy. Il giorno che deciderò di andare via da questa casa, lei sarà la prima ad essere informata. Dottor, voi mi dovete dire solo una cosa. Se questa è una casa o un porto di mare. E dico porto di mare per non dire un casino. Che è successo? Che è successo? Il vostro amico fotografo arriva senza dire niente a nessuno e si chiude in camera da letto. Per due giorni non sono riuscita a mettere piedi in quella stanza. Entra, esce, mette tutto sotto sopra, poi se ne riparte un'altra volta. Dottor, voi mi dovete credere. Stavamo meglio quando stavamo peggio. Sì, lei litigava tutti i giorni con la signora. Però sta casa, muah, era un bicciù. A me non mi interessa perché mi chiamo Cannavaccio, non mi intriga e non mi impiccio. Voi in casa vostra potete metterci chi vi pare e piace. Certo, non siete più un ragazzo. Però una cosa me la dovete dire. Se io in questa casa conto qualche cosa. Perché se non conto niente, allora va tutto bene. Non conto niente e quindi non posso dire niente. E non dico niente. Ma se conto qualche cosa devo dire pure la mia. Specie quando capite di nuovo quel disgraziato di quel vostro amico Jack che secondo me si piglia pure qualche cosa. Gli devo dire che non deve prendere questa casa come se fosse un albergo. O no? E cos'altro è questa casa se non un albergo? Me lo dica lei. Io tengo la bocca chiusa come mia abitudine. Facevo i miei conti venendo su dal giornale. E che genere di conto, dottor? Tanto mi date e tanto spendo. 7 anni di matrimonio, 3 di purgatorio e finalmente il paradiso, il divorzio. Eh già, la libertà. Ma un uomo è veramente libero solo quando è solo, quando... Guardi che ho sentito, dottor, e non mi piacciono i doppi sensi. Non la sopporto più io a questa. Pronto? State tranquilli, glielo ricordo io. Rosy, guardi che qui Jack ha dimenticato una delle sue macchine fotografiche. Glielo dica se telefona.
Marco. Marco chi? Bonelli. Ciao. Scusa un attimo, devo prendere una cosa in macchina. E ti aspetto. Andate a Berlino? Bene, vuoi che ti racconti? Attento, Me lo tieni un attimo. Grazie. Ciao, caro. Ciao. Bene. Oh, grazie, Marco, ma non ti dovevi disturbare. Dai, vieni, se no non mangi più. Senti, ma non sembra che hai appena partorito, ti trovo benissimo, eh? Non è vero, devo ancora perdere qualche chilo. Ah, Berlino è piena di manifesti con la tua faccia. Tra l'altro molto belli. Beh, sai, la Charme fa sempre le cose in grande stile. Sara, ma che fine hai fatto? Ah, ma è ancora il mio bicchiere in mano. Vieni, vieni con me, Marco. È stato bellissimo. Caro professore, come vanno i bacini? E ho fin sopra i capelli. Pochi allora. Meglio pochi che bianchi. Ma dai. Sta dormendo? Ah. Ma è sveglissimo. Buonasera, buonasera. Ciao amore. Guarda quanto è bello. Stasera è venuta anche la stampa per te. Marco Bonelli dell'informazione. Vuol dire qualcosa, eh? Su, da bravo. Fagli un sorriso. Su. È bellissimo. Visto? Non ha preso niente da suo padre. Per fortuna. Peso 4,2 kg, altezza 55 centimetri. Ehi, ma chi sei, eh? Chi sei? Un fenomeno? È nato in 20 minuti, non me ne sono neanche accorta. E non ha pianto, si è fatto una gran risata. Caro, ti cambia la vita, vero? Credo proprio di sì. Guarda, guarda come ride. Ehi, ma sì, certo. Te l'ho certo. Detto, ride sempre. Dai, lasciamolo stare. Buonasera. Questo è proprio contento di stare al mondo. Davvero? Mi sono scorto il portone. Di Falco, lo conosci? Sì, cioè non personalmente. È molto simpatico. Le sta facendo una corte spietata. Ah! Ma no, vuole solo che lasci la Charme per una ditta del suo gruppo. Insomma, un interesse puramente professionale, via. Vuole sottrarre... Non sempre è così semplice. Credetemi. Il dollaro, il marco, il franco svizzero hanno... Scusate, conosci Marco Bonelli? Solo per averlo letto. Piacere. Allora sa già tutto di me. Marco non è molto diverso da quello che scrive. Lo sospettavo. E ora che la vedo in faccia ne ho la conferma. Attento a come parli. Io e Marco siamo molto amici. Lei ha la faccia di uno che dice quello che pensa. Diventeremo amici. Carol! Scusatemi, chiamo. Oh, di nuovo. Io pensavo di avere l'esclusiva. Non abbiamo ancora firmato. Tu no. Ma io sì, in bianco.
Sì, mi venga a trovare, colonnello. Vedremo tutto quello che si può fare. Attento, ingegnere. Meglio avere accanto il proprio avvocato quando si parla con Bonelli. Di Falco, lei ha mai visto un politico con le mani infilate nelle proprie tasche? Sa qual è il suo problema? L'obiettività non sa dove abita. Ha detto così? L'obiettività è un'arma. Chi se ne frega? Che obiettivo non ha opinioni? E lei dovrebbe saperlo. Io sono d'accordo. Allora bisogna scegliere il campo, decidere da che parte stare. Io sto come stesso e questo mi crea già un sacco di problemi. Un po' più difficile trovare un giornale. Signora, venga su, trovato, il bambino sta male. Che cosa? Vieni con me, sai. È veramente difficile, onorevole, c'è solo la situazione che è in piedi in questo momento. Scusate. Io penso che bisognerebbe... Ma che succede? Il bambino sta male. Ma così, all'improvviso? Sì, senti, tu vai da Carol, io vado giù a prendere la macchina. Un problema, Irene, c'è il rischio di un blocco renale. Come? Non posso riprendermelo. Lo tengono qui, capisci? Lo volevo riportare a casa. Caro, è molto meglio che il bambino stia qui, in ospedale. Non so che cosa fare, sono così confusa. Io rimango con te. Non si può, Sara, fanno stare solo la madre. Venga con me, signora. Tutto questo non è possibile, vero Nicolas? Per qualsiasi cosa, chiamami. Non lo so. A volte mi sembra... Mi sembra che nascere sia come... Come una condanna, come... E quando ti succede? Quando non trovi te stesso? Guarda che è un pezzo che ho smesso di cercarmi. Io vorrei capire perché con me ti sforzi sempre di dire il contrario di quello che pensi. Proprio non me lo spiego. Allora vedi che c'è qualcosa che non ti spieghi? Lo faccio apposta, Sara. Tu hai la straordinaria capacità di ridurre tutto a 2 più 2 fa 4. E invece non è così. E pretendi che il mondo faccia la stessa cosa. Tu sei abituata a dare risposte. Forse è una tua deformazione professionale. E io invece mi faccio ancora domande. Che ti devo dire? Mi trovo più sicuro con i miei dubbi che con le certezze della gente. Sì, solo perché ti fa più comodo. Solo perché in questo momento non vuoi sbagliare. Guarda perché... che io non ti ho chiesto nessuna risposta, Sara. Lo so, ed è per questo che quando noi discutiamo finiamo sempre in un vicolo cieco. Senti, d'accordo, adesso ti faccio io una domanda. Beh? Pensi veramente quello che hai detto? Tu trovi giusto che un essere umano a tre settimane di vita sia ridotto già in quelle condizioni? Lo trovi giusto? Oddio, Marco, è capitato a lui. C'è chi sta peggio, c'è chi sta benissimo. Le cose sono così. E i ragazzini continuano a venire al mondo e ti cambiano la vita quando sono i tuoi. Hai visto, Carol? Era frivola, evanescente, un po' una ragazzina. Beh, un'altra da quando ha avuto il figlio. Sì, è cambiato molto. E quella professione che fa la trovo molto coraggiosa. E lui si è fatto vivo? Figurati, uno che pensa che la maternità deturpa la donna, meglio perderlo che trovarlo. Per fortuna Carol l'ha capito. A cosa stai pensando?
A cosa stai pensando? Perché non ti fai un figlio, Sara? Ho sbagliato. Vabbè. Ci sentiamo. No, scusa. Per quella cosa lì del pupazzo, il pupazzo e peluche, grazie. Arrivi sempre a mani vuote, Marco, sempre. Sì. Che è l'ospedale? No, ma ho bisogno di un telefono, subito. E vieni su a casa. Dai. Brigadiere Di Matteo. Mi avete chiamata? Ah, signora Francini, sì, c'è un'emergenza. Dica, dica pure, brigadiere. Si tratta di De Luca, ha cercato di ammazzarsi di nuovo. E adesso come sta? È in infermeria, mi informo e le faccio sapere, lei adesso è in casa. No, sono a casa di mio marito. Beh, non lo so, la posso richiamare? Sì, le do il numero. 4274-818. Bene, la richiamo tra poco. D'accordo. Il carcere? Sì. Sì? Signora Sara, mi hanno chiamato dall'infermeria, chiede di lei, venga subito. D'accordo. Senti, io devo andare. Ci sono dei problemi con un detenuto e vuole parlare con me. Barberi? No, non è Barberi. È un ragazzo di Taranto che ha già tentato il suicidio. Ci vediamo. Ma sì, l'ho visto. L'articolo in terza pagina, l'ho letto. Ma no, ma no, ma non mi pare un attacco diretto vero e proprio. Io vi consiglierei di lasciar perdere. Mi chiamo più tardi, adesso ho da fare. Sei in anticipo, Bonelli. Cosa avete deciso? Scommetto che non ci hai dormito tutta la notte per il pensiero. Si va avanti, sì o no? No. Se fosse per me io non ci avrei speso una lira neanche dal principio. Ma evidentemente l'editore è di opinioni diverse. Per fortuna del giornale. Che stai facendo? Archivio. Archivio. Bonelli. Mi mandate sul il flop disk di Berlino, per favore? Sì, dal direttore. Che cosa vorresti fare? Ti scavalco, vado dall'editore. Cos'è, una minaccia o un ricatto? No, ti voglio impedire di fare una stronzata. Tu un giorno o l'altro finirai nella merda, Bonelli. E quel giorno io non alzerò un dito per salvarti. È bene che te lo metti in testa. Direttore, è sperito. Il cosa? Dischetto non si trova. Ma come non si trova? Ti? Ho guardato dappertutto, ma non si trova. Non capisco, è la prima volta che succede una cosa del genere. Senti, ti sei fatta una copia?
Allora, queste analisi? Ah sì, ecco, le ho qua. Senza saperlo, nei primi mesi di gravidanza, Carol deve aver ingerito qualcosa di altamente tossico. Sicuro? Certo. Ho riprodotto la stessa malformazione del bambino su alcune cavie gravide. A provocarle è stata una sostanza, come dire, composta di microscopici cristalli. Insomma, antirisparmio è un nome scientifico, la sua sigla è TZ8. Dunque, quindi nei primi mesi di gravidanza, gennaio, febbraio, marzo, Carol era a Berlino per lavoro, magari ha preso una medicina, qualcosa del genere. No, lo escludo. Il TZ8 non è mai stato usato in farmacologia. Marco ha proprio ragione. I capelli portati così ti stanno benissimo. Senti, come stai? Più venuto qui? Lo sai com'è Marco, no? Una volta viene, una volta no. La sterilità è un problema serio, sai. Va affrontato con molta decisione e con molta costanza. Sta giù, eh? Secondo me pensa che non ci sia più soluzione. Ma io non ho mai detto che è irreversibile. Solo ci vuole molta pazienza. E sono anche passati 5 anni, Sandro. Non sono molti, quando si tratta di smaltire gli effetti delle radiazioni. Mangiamo qualcosa insieme stasera? Sì, perché no? Va bene. Buongiorno, signore. Buongiorno, cavaliere. Comodi, comodi. Sono in partenza per Londra. E non ho molto tempo. Perciò veniamo al punto. Beh, noi abbiamo fatto diverse ipotesi, ma l'unica spiegazione possibile è che Bonelli sia stato seguito fino qui a Roma. Questo è ovvio. Quello che trovo inammissibile è che possa sparire un documento dall'archivio del giornale, con oppure senza la collaborazione di qualcuno. Ma ne discuteremo un'altra volta. Andiamo avanti. Sì, c'è da decidere cosa fare con il resto del dossier. Benissimo. Avete qualche idea in proposito? Beh sì, io vorrei... Aspetta, Bonelli. Un momento. Io sono dell'avviso di lasciar perdere, data la scarsa attendibilità del materiale proposto. Anche in relazione alla cifra già spesa e a quella che ci costringerebbero a spendere in seguito per avere il resto. E lei, Bonelli? No. I motivi? 2. Uno razionale e l'altro strettamente personale. Mi dica quello strettamente personale. Non mi va di lasciare le cose a metà. Non piace neanche a me. E a lei, Lamberti? Beh, neanche a me, naturalmente. Va bene. Tentiamo pure. Bene, signori. Fatemi sapere gli sviluppi. Per qualsiasi cosa mi trovate al Regent Park di Londra. Lei predilige le gite in barca, vero, signor Bonelli? Diciamo che la preferisco al taxi. L'ultima volta che ne ho preso uno qui a Berlino mi è sembrato troppo caro. Non sempre è possibile prevedere tutte le mosse. Comunque, lei se le cavate egregiamente. Se intende dire che sono stato fortunato, dovrà ricredersi, perché qualcuno ha fatto sparire la prima parte del dossier dall'archivio del mio giornale. E la copia da casa mia. Questo significa che i nostri amici della Stasi sanno che abbiamo anche la seconda parte del dossier. La più importante. Non mi piace affatto. Non capisco bene. Vuole tirarsi indietro, signor Schulz? Alla mia età non avrebbe più senso. No, signor Bonelli, solo che dovrò modificare i miei piani. Lasci il suo albergo e cerchi un posto più sicuro. Questa volta le consegnerò il dossier personalmente. Si faccia trovare lunedì 21 alle 12 al Palazzo dei Congressi. Weber, il nostro uomo, terrà un comizio. E più vicini gli stiamo, meno daremo nell'occhio. Non si sente niente! Deve essere la linea! Come?
Ma da dove chiami? Da Berlino. Ecco, sì, adesso sì, ti sento un po' meglio. No, ti chiamo da una cabina. Mi hanno detto che mi hai cercato. Cosa? Adesso è fuori pericolo. Sì. Ma deve fare l'emodialisi. Come? Per sempre, purtroppo. Ti puoi immaginare. Cosa? La malformazione sembra che sia dovuta a una sostanza che Carol ha ingerito i primi mesi di gravidanza. Sì, i primi mesi di gravidanza. Cosa? Sì, Sandro ha fatto delle ricerche e ha isolato una sostanza che si chiama TZ8. Ti dice niente? Come? No. D'accordo. Sì, ma non capisco... Che cosa posso fare io? Aspetta un attimo. Aspetta, me lo segno. Ja. Oh, Mensch, wir haben Zeit. So spät. Niemand. Dimmi. Dimmi. Immer so viel. Sara. Non capisco, come? Senti, ascolta. Chiamami da Jack, più tardi. D'accordo? Da Jack, sì. Va bene.
Jack, non ci siamo. Sì, ma sì. No, no, amico, no. Ah, no, dai, non c'è. Non ci siamo proprio, ficca da lì. Ho capito. Faccio sul serio, sì. Capito? Non scherzi. Dai. Lui che sbaglia parte, no, no. Si è appoggiato di 800 marchi. Ho capito. Per d'accordo. Farti vedere quando c'hai la crana, sì. Ok? Va bene. Ega! Cazzo è tornata questa. Falla cambiare questa serratura, no? Lo farà, lo farà. Così andrei a dormire ai giardini pubblici. Quando sei arrivato? Una mezz'oretta. Ti fermi? Sì. Se la cosa non dispiace a Elga. Ma hai avuto problemi con Elga tu? No, no. Le hai piazzate? Sì, sono in trattativa con un paio d'agenzie. Sei a pezzo? Sì, sto di merda, sto di merda, allora! Ho un amico nei guai. No, non voglio parlarne, dai, lasciamo perdere. Oh. Neanche una parola, su. Oh! Quando ho ritirato il passaporto e per 3 mesi sono out. Sono 10 anni che sei out, Jack. Ti sei buttato nel cesso e hai tirato la catena. Questi saranno anche cazzi miei, papà? Sì, sì, lo so, lo so. Allora smettetela di rompermi i coglioni. Non vedo rompi i coglioni, a parte il tipo con cui stavi lì fuori. Perché a te non ti sfugge niente. Allora sai cosa ti dico? Che là fuori un tipo vale l'altro, perché è sempre la stessa merda, sempre. Tu non ce l'hai con gli altri. Tu ce l'hai con te stesso! Bella frase, la frase preferita da Elka. Attenta Elka, ti giochi anche lei, eh? Ha parlato l'esperto. Sara era la cosa più bella che avevi. Oh. Te la sei giocata. Vieni un po' qua. Quindi niente prediche. Guarda che sei veramente uno stronzo. Stronzo. È qui, quello che cerchi è qui. Cercavo queste. Foto, semplici foto, di 10 anni fa. La strage dei palestinesi, te la ricordi? Jack? Jack, sei in casa? Sono Sara. E Marco mi ha detto di chiamare da te, ma vedo che non ci siete. Prova a richiamare più tardi. Comunque, se sentite il messaggio, fatemi uno squillo. Urgenza di parlare con Marco. Pronto? Sara, sono Marco. Mi senti ora? Sì, sì, ti sento bene, dimmi. Dovresti parlare col ginecologo che ha seguito Carol, lì a Berlino, per cercare di saperne un po' di più. Vabbè, dove lo trovo? Carol non ricorda l'indirizzo, ma è lo stesso dottore che ha seguito una sua collega, una certa Jasmine. Puoi rintracciarla da Chauzel, un fotografo pubblicitario. Chauzel? Sì, Chauzel. Senti... Riguardo lì al TZ8, di che si tratta? Sandro me l'ha spiegato, ma tu lo sai com'è con i termini tecnici. È una specie di porporina, una sostanza chimica composta da microscopici cristalli. Vabbè, ti richiamo. Appena so del ginecologo, eh? Fai il possibile, è importante in questo momento per Carol. Ciao. Ciao. Tu lo conosci questo chaussé? Sì, sì. Ti ci porto domani. Stai? Dai, siediti. Ciao. Grazie. Non è stato difficile. Poi, detto tra noi, io lo detesto. Sono le diapositive del rossetto. Sì, ma non capisco. Secondo me c'è qualcosa di strano in quelle fotografie. Volevo saperne di Come? Più e con José sarebbe stato impossibile. Che bevi? Acqua. Lei beve sempre acqua. Allora un po' d'acqua. Si suda molto là dentro. Allora dobbiamo riequilibrare i liquidi. Certo che voi modelle state sempre attenti. Noi lavoriamo con il corpo, quindi dobbiamo curarlo. Perché non è che duri molto. Devi rinunciare a un sacco di cose. Che ne sa la gente? Anche avere
un bambino diventa una scelta difficile. Adesso non vorrei aver riaperto. Mi dispiace. Sono più serena adesso. Ho chiesto di parlarne. Io, è giusto. Perché può forse aiutare il bambino e anche Carol. Al mio trovarono la stessa malformazione. L'avevano messo nell'incubatrice, ma è stato inutile. Non ha avuto la forza di reagire. Pare che Carol abbia ingerito non so che sostanza nei primi mesi di gravidanza. TZ8, lo so. Ah, ecco l'acqua. Grazie. Stessa diagnosi. È successo pure a noi così. Ma io non ho ingerito proprio niente, perché io non prendo mai medicine, anche quando sto male. Aspetto sempre che mi passi. Anche se uno sta molto attento. Guarda, che cosa c'è qui dentro? Acqua. Noi ci fidiamo. Ma quanti responsabili ci sono in giro? Eh sì, lo sappiamo. Ah, Spencer, mio marito. Piacere. Piacere. Marco, Jack, loro piacere. Sono degli amici di Carol. Sai, Spencer, anche Carol ha avuto un bambino come il nostro. Però, per fortuna, lui è ancora vivo. Io non so se per Carol è una fortuna. Forse è stato meglio che sia andata così, per quanto ci riguarda. Noi ormai non cerchiamo nemmeno più di capire com'è successo. Ma è importante capire come. Se è successo ad altri. Per prevenire altri casi. Qui a Berlino è successo solo a noi. Il ginecologo ha detto questo. Si è dato molto da fare. Ma non è servito proprio a nulla. Se ci andate a parlare, non vi saprà dire niente di più. Sapere cosa gli è accaduto in fondo non cambia nulla per noi. Resta il fatto che abbiamo perso il nostro bambino e niente e nessuno potrà restituircelo. Capisco. Però c'è in giro qualcosa. Qualcosa che fa molto male. E ci sono altri bambini che devono nascere. Vedi la differenza? Sì, certo, la vedo. Non ho mica bevuto. Guardala meglio. Ho usato le stesse luci per tutte e due. Questa è più luminosa. Dov'è il trucco? Dunque, il trucco... Il trucco sta nel latte. In questo caso è una lampadina, vedi? Come nel film di Hitchcock. Adesso guarda le prove dei rossetti. È nel rossetto che c'è una luce. Beh, certo. Penserei che brilla perché José sa mettere le luci. Fa culo a lui. Ma uno stick è troppo piccolo per contenere una lampadina. Non lo so, magari il campione usato per la pubblicità era più grosso. Non lo so, quello che so è che non sono le luci di quello stronzo. Prendo un rossetto. All'interno ci metto una sostanza. Una sostanza cristallina. Che faccia rifrangere la luce. Come la coca? No, 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 la coca è troppo cara. Una TZ8, per esempio. Vacci piano, perché quando fai con la faccia noi ci mettiamo nei guai, eh? Guarda, non ci sono elementi per dire che nel rossetto c'è questo TZ8 che ha fregato due bambini, dai. Non dovevi tornare domani mattina tu. E tu non dovevi essere già partito? Il giudice ha fatto lo stronzo. Come al solito. Ti ha ritirato il passaporto? Sì, 3 mesi. Anche tu sei senza passaporto? Ah, senti, io ho preso la camera degli ospiti per qualche giorno, eh. Va bene. Ma tu, come fai a sopportarlo? Non sono mica innamorato come te. Thank you.
Ancora una precisazione, José. Visto che le piace giocare allo scoperto. Se vuole farmi un'intervista, chiami la mia segretaria. No, niente intervista. E questo mio amico qui, lo rompiballe. Sì, perché gli ho detto, vedi, quel rossetto brilla perché José è lo mago delle luci. Lui mi dice no, che le luci non c'entrano. Allora io gli dico, guarda, che è stato proprio José a dirmelo. E lui mi dice, allora José ha detto una stronzata. A quel punto gli ho detto, andiamo da José e glielo dici in faccia. Hai detto una stronzata, collega. E cosa hai messo in quel rossetto per farlo brillare in quel modo? Ehi, che cosa succede? Succede che c'è una sostanza chimica che ha due proprietà. Una fa rifrangere la luce, ma l'altra è letale per i reni dei neonati. Due casi finora. Se ne vogliamo parlare. Posso avere una birra? Attento a quello che dice, signor giornalista. E soprattutto attento a quello che scrive, se intende scrivere. No, io non voglio scrivere niente. Voglio soltanto sapere se il mio amico ha ragione oppure no. Io non ho fatto altro che fotografare quella merda così come me l'hanno mandata dalla Sharma. E brillava di luce propria. È stato un lavoro facile. Lei è rimasto un campione. Non lasciare mai niente in giro se hai inventato una cosa nuova. Se no la concorrenza ti brucia tutto il lavoro di anni e anni. È già tanto se l'ho visto io quel rossetto. Jack, mi dai un goccio di birra? Tieni, prendi questo. Dottor Legrand? Sì. Chosel. Mi dica, Chosel. Senta, ieri è venuto da me un giornalista italiano. E mi ha chiesto a bruciapelo che tipo di sostanza ho messo nel rossetto per farlo brillare di più. Mi sembra del tutto naturale. Siamo in piena campagna pubblicitaria. Sì, ma mi ha chiesto che tipo di sostanza è, in quanto sembra che rifrange la luce, ma è anche nociva per i neonati. La concorrenza è costantemente in agitazione, Chosel. E come sa, vengono fuori le malelingue. Lei è proprio sicuro che fosse davvero un giornalista? Di quelli ostinati, anche. Che quando ci si mettono vanno fino in fondo. Va bene, José. Oltre questo, ha qualche altro problema? Io nessuno, Legrand. La cosa non mi interessa minimamente. Volevo solo avvisarla che vi passo la palla. Ha fatto benissimo ad avvertirmi. La ringrazio per la sua collaborazione. Allora, questo è l'ultimo passaggio, Geminiani? No. La vaporizzazione avviene qui. Poi non li tocca più nessuno. Passano direttamente nei contenitori. Beh, perfetto. Così entreremo in fase produttiva appena pronti. Non possiamo allungare troppo i tempi dopo la campagna pubblicitaria che abbiamo promosso. Vabbè, veramente io sarei contrario. È troppo presto. Nella mia relazione tecnica ho indicato esattamente i tempi di produzione. Il dottor Legrand è desiderato nell'ufficio del presidente. Ingegnere, le ricordo che gli unici tempi che contano sono quelli che coincidono con le nostre esigenze, che in questo caso sono molto particolari. Ho dimenticato il motivo della sua assunzione. Avanti. Avanti. Venga, venga, dottor Legrand. Voglio presentarle questo simpatico giovanotto. Il dottor Bonelli, dell'informazione di Roma. Il dottor Legrand, direttore generale della Charme. Non avrei fatto nulla senza di lui. Allora, giovanotto, vuole spiegare al dottor Legrand la sua idea? Sì, è molto semplice. Una serie di articoli sulla bellezza, sull'industria della bellezza. E mi piacerebbe cominciare dalla Charme, o meglio dal suo presidente. Allora, che ne dice? Mi sembra veramente un'ottima idea, soprattutto in questo momento.
Stiamo per lanciare in tutto il mondo una nuova linea di rossetti. Avrà visto sicuramente la nostra pubblicità in giro. Sì, l'ho vista. Devo dire molto originale. Alla Charm sta costando molto questa nuova avventura. Quindi ben venga ogni appoggio. Vede, noi ci crediamo. Siamo convinti che sia la nostra carta vincente. Ma sia sincero, dottor Legrand. Dica pure che siamo costretti a crederci. Ultimamente la fortuna non c'è stata certo vicina. E la Charm ha dovuto far fronte a un tentativo di scalata. Sì, abbiamo vinto la battaglia. Ma ne siamo usciti finanziariamente esausti. Dottor Bonelli, visto che bizzarra società può essere la Charm, come la sua fondatrice. Un libro aperto. La presidentessa non ha nemmeno controllato le sue credenziali e le sta già rivelando particolari che in qualsiasi altra società sarebbero considerati riservati. Di questi tempi le scalate azionarie sono tutte molto rumorose. Basta un niente e diventano subito pubbliche. Grazie a voi giornalisti. Può darsi, ma vede, ormai l'economia è spettacolo. Io sono convinto di una cosa, tuttavia, che la signora Van der Velt sa benissimo come tutelare i propri segreti e anche i propri interessi, come tutti i buoni industriali del resto. Certo, sì. Ma al contrario di come si pensa, l'industria non è fatta di capitali, ma di volontà, e glielo posso assicurare. So, se mi permette, che lei è partita da zero, che ha costruito tutto questo del resto dal nulla. Sì, è stato duro, ma ne è valsa la pena. Allora, dottor Legrand, che ne dice? Favoriamo questo giovanotto? Certo, perché no? Possiamo cominciare anche subito, se le fa piacere. Vada pure, Bonelli. Il dottor Legrand sarà lieto di accompagnarla. Vada pure a vedere tutto quello che ho fatto. Più tardi parleremo di come l'ho fatto. Ah, aspetti un attimo. Bonelli, voglio darle una, come si dice oggi, una chiave di lettura? Sì, venga. Vede quel marciapiede laggiù, all'angolo? Molti anni fa arrivavo tutte le sere alle 10 precise e me ne andavo all'alba. Ecco, da lì ho incominciato. Ma mi è servito per conoscere le persone. Ingegnere? Le presento il dottor Bonelli, un giornalista. È italiano, come lei, e farà un articolo sulla Charm. Ma sa che dovevo immaginarlo che c'era un italiano dietro l'idea del rossetto luminoso. Beh, veramente io sono solo quello che l'ha resa possibile, questa idea, perché certe cose si decidono solo nella stanza dei bottoni. No, no, voglio dire, anzi, è una bellissima trovata. Mi piacerebbe, è così, mi piacerebbe sapere come fa a brillare così. Ecco, veramente non so se... Ma no, no, ingegnere. Sempre con la testa per aria, questi scienziati. Il dottor Bonelli sta scherzando, sa benissimo che le formule sono segrete. Sicuro, signor Legrand. Altrimenti come fate a difendervi dalla concorrenza? Specialmente oggi che lo scrupolo è diventato solo un optional. Beh, scusate, ma io devo proprio andare. Arrivederla, ingegnere. Ma allora, com'è andata? La presidentessa è una in gamba, va al sodo. Gli sono simpatico. Un altro po' mi stendeva sul divano. In tre parole mi ha raccontato la sua vita. Faceva la puttana? Sì. Ha cominciato da quel marciapiede. Il direttore generale ha la faccia di uno che ammazzerebbe la madre per quattro soldi. Beh, sembra umano. E quello più normale è l'ingegnere del settore chimico, mi pare una persona così, con un'aria tranquilla, un po' rassegnata di uno che ha appena scoperto della moglie che gli mette le corde. Eccolo là. Però, altro che corna della moglie. Ma tu guarda che le metto. Ma quella è una ragazzina. E che ragazzina? Sbagliato tutto. Eh sì.
Una così o te la fai in laboratorio o non esiste. Come? Fai nel senso di... certo. Mi dispiace, ma non avevo altra scelta. Ho dovuto fargli conoscere Geminiani e ne avrei fatto volentieri a meno. È molto curioso. È naturale, sa far bene il suo mestiere. Ficca il naso dappertutto. Forse troppo. Legrand, lei mi sorprende. Le persone intelligenti non sono mai pericolose. Gli imbecilli sono imprevedibili. Faccia come le dico. Facilitiamogli il compito e farà il nostro gioco. La richiamo io. Mi scusi, Eminenza. Cosa vuole? I buoni collaboratori sono come le mosche bianche. Ah, concordo perfettamente. Sì, figliolo, ma la sua collaborazione nei termini che lei suggerisce è ancora troppo onerosa. Il nostro istituto di credito, per regolamento interno, non prevede una cessione azionaria di tale entità. Sono desolato, Eminenza. Meno di tanto non posso fare. È una mediazione piuttosto cara. Lei ci chiede un piccolo miracolo. Beh, gli operatori del settore siete voi. Ecco, adesso le due balene si affiancano. Comincia il caratteristico rito del corteggiamento. Volteggiano nelle azzurre profondità dell'oceano con stupefacente leggerezza. Si mandano segnali di richiamo, grida dolcissime, che echeggiano a lungo sotto il velo dell'acqua. Poi due cetacei entrano più di una volta a contatto con le enormi teste, prima di giungere all'accoppiamento vero e proprio, che si compie fulmineo, al culmine di uno spettacolare salto verticale fuori dell'acqua. Guarda che ho parlato con tua madre. Adesso sto meglio. E poi ho parlato anche con tuo padre, mi ha detto che non lo farà più. Capito? Non lo farà più. Dice sempre così quello. Ma non è vero. Che li ho figli buttare. Perché non li scrivi? Che? Io? Sì. Senti, la prossima volta che ci vediamo possiamo provarci insieme. Sì? Signora Francini, c'è il dottor Bonelli in linea. Che faccio? Glielo passo? Ah, sì, me lo passi, sì. Subito. È in linea, parli pure, signora. Pronto? Sara. Ciao. Scusa se ti chiamo al lavoro. Ma sei ancora a Berlino? Sì, sì, per qualche giorno. Posso parlare? Sì, certo, puoi parlare, dimmi. Anche il bambino di quella Jasmine aveva la stessa malformazione. Ma sei sicuro? E me lo ha detto lei quando ho accennato al TZ8. Quindi è la stessa malformazione? A Jasmine, il bambino è nato morto. Capisco. Non so se è il caso di dirlo. No, no, certo, meglio non dire niente a Carol adesso. Anche tu pensi che sia meglio, no? Per la situazione è meglio essere sicuri. Stavi lavorando? Sì. Scusa se ti ho disturbata. No, figurati. Stai lì anche domani mattina? No, sto qui solo di pomeriggio. Uh-huh. E la mattina? La mattina potrai trovarmi in circoscrizione. Ti chiamo a casa allora? Oppure la sera a casa, sì. Non è che poi cambi turno? No, no, così tutta la settimana. Stai bene? Sì, bene, bene. Tu? Sì, adesso vado. D'accordo. Chiama anche tu, eh? Sì, ci risentiamo. Ciao. Ciao. Non ti scordare che sono da Genova. Ah, no. Chiamami lì per qualsiasi cosa. Sì, sì, va bene. Se ho delle novità ti chiamo io. Va bene. Stai tranquilla, eh? Sì. Ciao, Sara, ciao. Ciao. Scusami. Hai fatto presto a leggerli. Ma sai, qui dentro il tempo passato sui libri è come un tempo trascorso fuori, come lontano da qui. E te ne ho portati degli altri. Grazie. Ma qui in biblioteca c'è ancora molto da leggere. Hai ragione, sai. Ci ho pensato anch'io e... potrei essere sostituita. Il guaio è che non posso farmi sostituire io. Ma non è questo che volevo dire. Mi fa bene vederti.
che solo vederti. Hai parlato con l'avvocato? No, ma tanto è inutile. Gli arresti domiciliari sono sempre arresti. Sai cosa penso? Che tutto questo tuo atteggiamento sia soltanto un alibi. Può darsi. In realtà tu non vuoi un confronto con quello che sta fuori. Lo so. La mia è un'idea diversa di libertà. Ormai non ha più senso. Lo so. È fallita. È per questo che non mi serve tornare a casa. Per ora almeno. Qui dentro riesco a sopportarlo meglio. Questo fallimento. Avanti. Venerdì prossimo? Questa è la situazione a Francoforte e Colonia. Mentre a Berlino, diplomatici di tutto il mondo hanno cominciato a battere i quartieri eleganti del settore occidentale della città e le zone più rappresentative dell'est. Questa sarà la più importante sede diplomatica d'Europa tra qualche anno. Prevede uno dei rappresentanti del Foreign Office. E Jack? E ogni paese... Non stava con te. Avevamo appuntamento in Friedrichstrasse, ma non si è visto. Attuale capo delegazione e candidato alle prossime... Cosa vuol dire tutto questo? Berlino si candida a capitale dell'Europa Unita? Questo ha un'importanza relativa. L'aspetto più rilevante è che oggi abbiamo la possibilità di creare in tutta l'Europa un ordine di pace che, basato sulla libertà, la democrazia e il rispetto... L'ho aspettato in strada per più di un'ora. Lo sai com'è fatto? E invece non lo so. La nuova Europa. Ogni volta penso di averlo capito, di aver tutto chiaro, l'attimo dopo... il buio e sono da capo, ma non posso fare a meno di lui. Ma questo parlerò a lungo a conclusione della mia campagna elettorale. Anche lui non può fare meno di te. Jack non può fare meno di tantissime cose. È così fragile, così insicuro. Non sai mai come prenderlo. Sai qual è il problema di Jack, no? Le ultime drammatiche vicende. Lui non si piace, si sopporta. Ucciso anche le ultime speranze. Quando gli capita di guardarsi allo specchio, molla, si perde, ha bisogno di spazio. È proprio questo che mi preoccupa. Senza passaporto si sente in gabbia, solo che non può permettersi di fare altre sciocchezze. Se lo fermano un'altra volta, con una dose, finisce in galera. Sono le foto scattate dal reporter Jack La Torre in un campo di profughi palestinesi a Gaza. Durante ecco perché ha tirato fuori quelle foto. Dobbiamo cercarle. Avvenne nel pomeriggio del 25 gennaio, mentre i bambini giocavano per le strade polverose del campo. Fu un attacco vile, efferato, eseguito da professionisti che spararono anche sui bambini. Dal 1967 decine di migliaia di palestinesi sono ancora ammassati nei vari campi profughi, in misere case costruite su colline di sabbia. La gente che ci vive dice che niente è peggio che stare lì senza speranza e non ha paura di morire. Ma quando arriva la morte, qui sembra più tragica che altrove. Assiste a una radicalizzazione confessionale sia degli uni che degli altri. Come dimenticare le stragi dei campi di Sabra e Shatila? Le drammatiche immagini della strage si devono alla freddezza dell'obiettivo di Jack La Torre, testimone oculare dell'eccidio, e che resta consegnato alla storia come morte. Vi siete conosciuti in Medio Oriente, vero? Ma cosa è successo veramente? Non me ne è mai voluto parlare. Non è facile spiegare. Ti trovi davanti all'obiettivo dei bambini. Dei bambini che stanno per essere trucidati. E tu stai lì con
la tua macchina fotografica a fare click. Quel sangue freddo lo paghi prima o poi, per sempre, per tutta la vita. Poi col tempo cominci a chiederti che avresti potuto fare qualcosa per impedire un massacro. E non hai fatto niente. I love you, girl.